Risultati operativi importanti, quelli conseguiti dalle fiamme gialle della Guardia di Finanza, illustrati in occasione del 244esimo anniversario della fondazione del Corpo. In Abruzzo grande attenzione rivolta alla prevenzione e repressione di condotte illecite legate alla ricostruzione sia pubblica che privata. Per l'anno 2017, i primi 5 mesi dell'anno 2018, 88 le indagini svolte di polizia giudiziaria, 1128 accertamenti che hanno consentito di segnalare all'autorità giudiziaria 58 persone, di cui una arrestata. Rilevare circa 9 milioni di euro circa di contributi illecitamente richiesti e percepiti, su un totale di circa 40 milioni di euro di appalti controllati. Sono stati effettuati sequestri per un valore di oltre 2 milioni e 500 mila euro e anche confische per oltre 1 milione di euro, con un danno erariale totale accertato pari a circa 12 milioni di euro. Per quanto riguarda l'evasione fiscale, che rimane il primo obiettivo strategico, anche qui ci sono stati risultati importanti. Le indagini tributarie, a fronte di 1.384 interventi, hanno permesso di appurare un totale di circa 98 milioni di euro di imposte dirette evase e circa 114 milioni di euro relativamente all'IVA contestata. Tra i grandi evasori ci sono coloro che si avvalgono delle fatture false nelle frodi cosiddette carosello. 31 i casi di frodi all'IVA scoperti nel territorio abruzzese. Nel settore della fiscalità internazionale, che riguarda coloro che trasferiscono all'estero i propri profitti e le imprese straniere che operano in Italia, ma non dichiarano nel nostro paese i redditi su cui sono obbligati a pagare le tasse, i casi di evasione scoperti nel 2017 e nei primi 5 mesi del 2018 sono stati 25, più di 260 persone denunciate per reati fiscali in un anno e mezzo di attività, e ci sono stati anche tanti sequestri di disponibilità patrimoniali e finanziarie. Per quanto riguarda invece il contrasto agli illeciti nel settore della tutela alla spesa pubblica, le fiamme gialle hanno rivolto le proprie indagini nei confronti della corruzione e degli atti delitti contro la pubblica amministrazione. Sono state denunciate all'autorità giudiziaria 162 persone, di cui 51 pubblici ufficiali, 142 controlli eseguiti, denunciati 13 soggetti. Il valore degli appalti in cui sono state riscontrate irregolarità è di circa 28 milioni di euro, su un totale di gare sottoposte a controllo pari a più di 53 milioni di euro, ciò rappresenta il 53% circa di irregolarità nell'aggiudicazione delle gare oggetto di indagini. Per quanto riguarda invece il terzo obiettivo strategico, la lotta alla criminalità organizzata ed economica, finanziaria, la Guardia di Finanza ha confiscato beni e valori per circa 4 milioni di euro, sequestrati 415 mila euro, mentre le richieste di sequestro in corso ammontano a più di 4 milioni e 500 mila euro. Grande attenzione anche al mercato del falso monetario e al contrasto al traffico di sostanze stupefacenti. In Abruzzo poi, si ricorda, operano anche due stazioni di soccorso alpino del Corpo, all'Aquila e Roccaraso. In Abruzzo 77 interventi in montagna e sono stati soccorsi 53 persone in difficoltà.